A tutti, benvenuti nel nostro telegiornale. C'era Don Luigi Ciotti oggi a Firenze, ha incontrato gli studenti, si trovava nel capoluogo toscano per il piano metropolitano della legalità. La mafia è un virus, ha ricordato ai ragazzi. La legge sui beni confiscati alle mafie è stata una delle più belle risposte. Metà di questi beni non sono usati, molti sono abbandonati, si potrebbe fare di più. Tuttavia la confisca è uno schiaffo a chi ha scelto il male ed una bonifica sociale e culturale. Lo ha detto il presidente dell'Associazione Libera, Don Luigi Ciotti, in un incontro con gli studenti delle scuole al Palacongressi di Firenze in occasione dell'apertura del piano metropolitano della legalità. Libera subito ha parlato di mafia virus, perché è evidente nelle grandi opere, nelle grandi imprese, nei grandi momenti di fragilità, loro ci sono, loro riescono a trovare le modalità per infiltrarsi, Il vero dato più inquietante è che in un momento così complesso, così difficile, sulla corruzione, sulle mafie sempre più forti, sempre più globali, no? Pur con volti nuovi, modalità anche nuove, la cosa più difficile in questo momento è la normalizzazione nella testa dei cittadini italiani. È considerato uno dei tanti problemi. La lotta alle mafie e alle illegalità, ha detto Don Ciotti, non è solo il compito della magistratura, delle forze di polizia a cui va stima e gratitudine per il loro lavoro, ma è un compito di ciascuno di noi. E ai ragazzi Don Ciotti ha detto: c'è bisogno di voi. La cultura, la scuola sono importanti e fondamentali. Attenzione però che l'Italia, facciamo emergere le cose belle e positive, ma è all'ultimo posto, speriamo che le cose possano cambiare, per la povertà educativa, agli ultimi posti in Europa per la dispersione scolastica. Noi perdiamo un giovane su tre nei primi 5 anni delle scuole superiori e nel corso dell'università sono il 40% che abbandonano. Abbiamo 3 milioni di giovani che hanno terminato la scuola e vivono situazioni di fragilità e non trovano occupazione. E quindi è un paese che deve interrogarsi per dare speranza, fiducia. E sul possibile scoppio di un'altra guerra. Abbiamo visto che durante il Covid, per fermarci gli ultimi 2 anni, nel mondo sono diminuite le spese per l'istruzione, per la scuola, per la cultura, ma sono aumentate quelle per le armi. Allora una riflessione che dobbiamo fare, le guerre oggi sono 22, se ne parla solo in circostanze particolari, quando tocca i nostri interessi da vicino o quando tocca la vita, la storia di persone di casa nostra. E i venti di guerra che soffiano in Ucraina, anche se nelle ultime ore ci sono segnali leggermente distensivi rispetto ai giorni scorsi, fanno preoccupare l'importante comunità ucraina di Firenze. Vediamo. A Firenze c'è una delle più numerose comunità ucraine del paese, con circa 2.000 persone residenti. Si tratta per lo più di immigrati economici, soprattutto donne che lavorano come badanti. Uno dei loro punti di incontro e riferimento, la chiesa dei Santi Simone e Giuda in via dei Lavatoi, in pieno centro. Da molti anni, la domenica mattina, si riunisce la comunità di fede greco-cattolica ucraina per seguire Don Volodymyr, che celebra il rito bizantino. Per gran parte della comunità, che ora è impaurita da una possibile invasione russa nel loro paese di origine, sfoga le proprie tensioni, bombardando le linee telefoniche che dalla Toscana raggiungono Kiev. C'è un quesito che incombe sulle loro giornate: bombarderanno oggi o domani? Negli scorsi giorni, racconta il prete, anch'egli ucraino, abbiamo organizzato una veglia di preghiera dopo le parole di Papa Francesco sul rischio di un conflitto. Le persone con cui parlo vivono una situazione di inquietudine e disagio. Parlo spesso con loro, ma credo che oltre a questo, da qui possiamo certo fare poco. Si spera in una soluzione che la politica e la diplomazia possano risolvere, perché le persone qui si sentono impotenti. Le fedeli raccontano delle loro conversazioni con le famiglie rimaste in patria, dove la tensione è molto alta. C'è apprensione, ma anche una discussione interna su cosa fare, su come comportarsi. Insomma, è un momento di grande incertezza che si percepisce anche a Firenze. Parliamo del progetto dell'eolico in Mugello, già approvato dalla Regione Toscana. Il sovrintendente di Firenze, Pessina, ha detto no, anzi ricorrerà alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Vediamo.
Dopo l'attacco scomposto di sgarbi sulle pale eoliche nel Mugello contro l'assessore regionale all'ambiente, Monia Monni, oggi arriva il parere negativo della soprintendenza archeologica di Firenze. Al piano per l'installazione sul Monte Giogo nel Mugello e sul quale il soprintendente Andrea Pessina è pronto a chiedere il riesame della questione alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale spetterà l'ultima parola sull'opera già approvata dalla Regione Toscana. Vorrei chiarire che le soprintendenze non sono contrarie agli impianti di energia rinnovabile, sottolinea Pessina. Anzi, vista la nostra impronta ambientalista, siamo molto favorevoli. Il problema è che noi siamo tenuti a esprimerci unicamente sul fatto se questi impianti avranno un impatto sul paesaggio. Ciò che ha fatto propendere la soprintendenza per un parere negativo, continua Pessina, non è solo la costruzione di queste pale che hanno un'altezza notevole di quasi 100 metri con altrettanti metri infilati nel terreno e una base di cemento armato, ma è soprattutto il fatto che i materiali vengono portati in quota con autoarticolati di grandi dimensioni che per salire hanno bisogno di una strada asfaltata con poca pendenza e senza curve troppo strette. Per avere 8 pale sul Mugello quindi si dovranno aprire attraverso dei boschi di gran pregio una serie di strade asfaltate e in molti casi livellare dei dislivelli. Pessina aggiunge che a onor del vero il proponente si è impegnato a ripristinare il paesaggio togliendo l'asfalto. Ma noi abbiamo dei dubbi sul fatto che questa ferita non crei un dissesto sulla montagna, oltre alla perdita irreparabile delle piante. Si tratta di una ferita che viene aperta nel paesaggio, non è sufficiente nasconderla. La ferita resta. Sul caso del Mugello, ora la soprintendenza è pronta a ricorrere al Consiglio dei Ministri. Abbiamo la possibilità di proporre il riesame presso la Presidenza del Consiglio, che valuterà gli interessi contrapposti. Nei prossimi giorni, conclude Pessina, presenteremo la memoria al Ministero affinché venga portata in consiglio. La decisione poi sarà presa velocemente. È una procedura che è stata modificata proprio per consentire di portare avanti le grandi opere. E a ribadire invece l'importanza del progetto sull'eolico, il Partito Democratico, oggi ospite di Telegram c'era Marco Recati che ha detto insomma non si può dire sempre no, il progetto è valido e va portato avanti. Ascoltiamolo. Intanto mi sembra che la soprintendenza stenti a dare pareri positivi a diverse opere che dovranno essere realizzate nei prossimi anni. Credo sia la stessa che ha richiesto di fare la tranvia senza pensiline, sì, cioè fare aspettare i cittadini la tranvia con l'ombrello quando piove o comunque senza un riparo. Sono credo gli stessi che hanno fatto una polemica sull'illuminazione degli edifici storici del Comune di Firenze, sono gli stessi che hanno acceso una polemica sulla ruota panoramica e ora legittimamente esprimono un parere negativo su questa opera importante dell'eolico sul Giogo di Villore. Però c'è da considerare un aspetto molto importante, in particolar modo in una fase come questa. Ci troviamo a pagare delle bollette stratosferiche. Credo che la transizione ecologica che dobbiamo sposare come partito vada perseguita, ma bisogna mettere la testa in particolar modo sui costi che questo genererà per la nostra, per i nostri cittadini e in generale tutte le attività produttive. È chiaro che qualsiasi cantiere, in qualsiasi luogo, quando l'opera viene realizzata genera delle ferite, ma è anche vero che una volta il cantiere concluso, credo verranno prese tutte le precauzioni del caso anche sulle preoccupazioni che esprime il soprintendente Pessina, poi però queste pale genereranno energia pulita, faranno a meno di generare grandi quantità di CO2 e andranno nel senso di approcciare in maniera costruttiva il fatto della transizione ecologica. Se ogni volta che si provano a mettere in campo progetti verdi c'è o l'ambiente o il comitato o chi che sia che si mette di traverso e blocca questi interventi, diciamocelo subito, la transizione ecologica non sarà gestibile e governabile. Sono convinto che le cose si possano fare più bene. C'è un impianto di grandi dimensioni anche nel comune di Firenzuola che non mi sembra abbia sviluppato granché e quindi insomma ci vuole coraggio e credo che per seguire la realizzazione di questa opera importante sia necessario in particolar modo in questa fase.
Apriamo la pagina di cronaca con una notizia arrivata proprio nel tardo pomeriggio di oggi. Un cadavere è stato trovato in un terreno nella zona dell'Isolotto a Firenze. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di origine straniera, dai tratti apparentemente orientali, carnagione scura, sui 50 anni. L'ipotesi è che si sia trattato di overdose, ma appunto è tutta da verificare. Sul posto sono intervenuti la polizia con il personale della scientifica e anche il magistrato di turno. La zona è stata transennata per permettere agli uomini della polizia di effettuare i rilievi necessari. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti di Alia. L'uomo, come dicevamo, non è stata ancora identificata e accertata la sua identità. Sarebbe vestito e, sempre in base alle prime informazioni, sarebbe stato trovato in posizione supina. Da un primo esame visivo effettuato in attesa dell'arrivo del medico legale non presenterebbe evidenti segni di violenza. Il ritrovamento è stato fatto in una striscia di terreno nei pressi della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, tra il viadotto del Ponte all'Indiano e il centro commerciale di via del Cavallaccio. Andiamo a Prato adesso, perché la mafia cinese per la prima volta alla sbarra. Si apre domani il processo, con diverse incognite però. L'attività principale dell'organizzazione mafiosa era il controllo delle merci in circolazione in mezza Europa e riconducibili per provenienza o per destinazione alle aziende cinesi. Accanto a questo una serie di altri interessi, droga e prostituzione, gioco d'azzardo, usura, estorsione, immigrazione clandestina e illeciti fiscali e tributari. Prende il via domani il primo processo per mafia cinese a Prato, scaturito dall'inchiesta China Track, che nel 2018, dopo una complessa indagine coordinata dalla DDA di Firenze e condotta dalla squadra mobile di Prato, diretta dall'allora capo Francesco Nannucci, portò all'arresto di 49 persone e alla denuncia di un'altra settantina. 55 gli imputati che compariranno davanti ai giudici e al pubblico ministero di Firenze, Eligio Paolini, per rispondere a vario titolo di una serie di reati, tra i quali l'associazione per delinquere anche di stampo mafioso. Si tratta del processo madre che affianca quello già in corso, frutto di una trentina di posizioni stralciate. Grande attesa per l'apertura del processo, che già ora è appesa a mille incognite dovute alle notifiche. Sono tanti gli imputati ed è sufficiente un solo difetto per far saltare tutto, e alla barriera linguistica. Tra le parti civili è stato ammesso anche il Ministero dell'Economia. Al dibattimento si arriva dopo un percorso ad ostacoli. Il riesame prima e la Cassazione dopo bocciarono l'associazione mafiosa, poi tornata tra le contestazioni in seguito ad ulteriori elementi di accusa e rimasta in piedi fino al rinvio a giudizio. Imputato principale Zhang Naizong, imprenditore di 62 anni, ritenuto il capo dell'organizzazione, anzi, per usare le parole degli investigatori, il capo dei capi. Secondo l'accusa sarebbe stato lui a muovere i fili dell'organizzazione che, dalle sue basi a Prato, Firenze e Roma, regolava il trasferimento delle merci cinesi. Un segmento economico tanto redditizio da scatenare nel 2011 una guerra per l'accaparramento del territorio. Cinesi contro cinesi in un affronto senza esclusione di colpi e con almeno due omicidi. Il sodalizio mafioso esercitava una pressione intimidatoria tale da creare condizioni di assoggettamento e di omertà, requisiti che, quando rintracciati, consentono, come in questo caso, di contestare il vincolo mafioso. Ci sono 7 indagati per omicidio colposo stradale per la morte di Gabriele Masi, il 28enne deceduto il 30 giugno 2020 a Firenze in piazza del Cestello, dopo aver perso il controllo del suo scooter ed essere caduto sbattendo la testa contro un cantiere edile. Secondo le indagini della procura, lo scooterista avrebbe perso l'equilibrio a causa del fondo stradale dissestato. Cadendo, avrebbe urtato violentemente la testa contro uno dei montanti del cantiere, la cui concessione sarebbe stata scaduta e che non avrebbe rispettato alcune norme di legge. In più avrebbe avuto una planimetria difforme da quella presentata originariamente all'atto della richiesta di concessione. Indagati anche i responsabili dei lavori e il titolare, anche il responsabile anche della manutenzione stradale. Per legittimo impedimento slitta la prima udienza per il caso delle valigie. Vediamo. È slittata per legittimo impedimento dell'imputata alla prima udienza del processo per omicidio volontario a carico di Elona Calescia, la 36enne accusata di aver ucciso i coniugi albanesi Pascio, scomparsi nel novembre del 2015 e i cui resti sono stati trovati nel dicembre del 2020 in alcune valigie abbandonate in un terreno accanto al carcere di Sollicciano.
Elona è in isolamento causa Covid nel carcere fiorentino di Sollicciano. Il processo è stato fissato per il 3 marzo prossimo, quando saranno ascoltati come testimoni alcuni degli investigatori che hanno indagato sul caso. In base alle indagini condotte dai carabinieri, la donna, ex fidanzata del figlio dei coniugi Pascio, li avrebbe uccisi per impedire che rivelassero che lei aspettava un bambino da un altro uomo. Oltre che per omicidio volontario, la donna è imputata per i reati di vilipendio e occultamento di cadavere. Le accuse sono contestate in concorso con ignoti. Intanto c'è un filmato che inchioda Elona. Nel video, pubblicato sul quotidiano La Nazione, si vede un furgone con pianale posteriore scoperto e due persone a sollevare le valigie e gettarle oltre la barriera antirumore della FIPLI. Il risultato di questa simulazione, effettuata dai carabinieri lo scorso ottobre e depositata agli atti del processo per omicidio, è compatibile con la posizione in cui sono state ritrovate le valigie contenenti i cadaveri. A Firenze il Consiglio Comunale ha dato il via libera alla variante che riguarda la ex manifattura tabacchi. Più posti per il parcheggio di mezzi green, quindi biciclette, monopattini e mezzi elettrici in generale, nuovo verde in via Boito, riqualificazione dell'argine del Mugnone e sistemazione degli impianti del Teatro Puccini per valorizzare la struttura. Sono gli interventi di aggiornamento inseriti nella variante 2021 al piano di recupero dell'ex manifattura tabacchi a Firenze, approvato nel 2019, che rimane inalterato negli obiettivi e nelle destinazioni. La variante al piano è stata approvata ieri dal Consiglio Comunale su proposta dell'assessora all'urbanistica Cecilia Del Re, dopo il periodo previsto per le osservazioni, 3 quelle arrivate ritenute non pertinenti. Il piano prevede anche la realizzazione, sotto il nuovo asilo, di un magazzino ad uso delle strutture scolastiche di Firenze. Oggi la manifattura tabacchi è una delle poche manifatture in Italia ad essere stata recuperata dall'abbandono e dal degrado, per diventare un hub internazionale per creatività, giovani e innovazione. Un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella. Un piano che evolve per dare risposta anche alle esigenze di sosta dei cittadini in un'ottica sostenibile, ha sottolineato l'assessore Del Re. Il circolo Arci Puccini di Pistoia riapre e assume persone delle categorie protette. Vediamo. L'avvio di un'attività economica è sempre una festa, non solo per chi la gestisce, per le persone che vi lavorano, ma per l'intera comunità. Lo è ancora di più in momenti difficili come questi, dopo 2 anni di pandemia. E se poi l'attività che apre i battenti è gestita da una cooperativa sociale di tipo B, che dà lavoro anche a persone con disabilità e annuncia addirittura nuove assunzioni per i prossimi mesi, il calore e la vicinanza della comunità si fanno ancora più sentire. Come è accaduto per l'inaugurazione del circolo Arci Niccolò Puccini di Capostrada a Pistoia, che ha riaperto il bar con una novità importante, il nuovo ristorante gestito dalla cooperativa sociale Don Chisciotte, che dà lavoro a 4 dipendenti, di cui 2 con disabilità. Sì, è una scommessa di tante persone, dai quasi 20 soci della cooperativa al circolo Arci, alla società civile che è proprietaria comunque del fondo. Tutti insieme abbiamo deciso di crederci, di rilanciare l'attività con un cambio radicale. La scommessa del circolo è di aumentare la forza lavoro da 4 a 7 dipendenti nel corso del 2022. Sì, essendo una cooperativa sociale facciamo gli inserimenti lavorativi di soggetti appartenenti a categorie protette. Una delle cose fondamentali di questa ripartenza è stato il coinvolgimento e la sinergia fra le imprese cooperative. E noi ci siamo prestate molto volentieri alla ripartenza di questo nuovo rilancio della Don Chisciotte, perché crediamo profondamente nella sinergia fra le imprese. Hanno ridato un nuovo stile a questo locale con un nuovo obiettivo di rilancio da tutti i punti di vista, e quindi io gli auguro veramente un'avventura meravigliosa, perché ci sono tutte le condizioni perché questo possa avvenire. Ci sarà anche il nome di un fiorentino alla cerimonia degli Oscar. Si chiama Massimo Cantini Parrini, è il costumista di Cyrano.
È fiorentino il costumista Massimo Cantini Parrini in corsa all'Oscar per i costumi del film Cyrano di Joe Wright, dove ha creato abiti seicenteschi da sogno. Nato a Firenze, fin da piccolo subisce il fascino del costume grazie alla nonna materna, sarta fiorentina. La sua formazione è sempre a Firenze, all'Istituto d'Arte di Porta Romana, poi al Polimoda, la laurea alla Facoltà di Lettere e Filosofia e poi la sua carriera prende il volo. Dal 2016 ha vinto 5 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, 4 Ciak d'oro, oltre a premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Nel 2021 riceve la sua prima candidatura agli Oscar per i costumi di Pinocchio nel film di Matteo Garrone e pochi giorni fa la seconda candidatura, sempre per ricevere la prestigiosa statuetta dell'Academy Awards. 2 giorni fa è tornato al Polimoda di Firenze per incantare gli studenti dell'istituto con una guest lecture su moda e cinema. A premiarlo soprattutto una creatività all'ennesima potenza, intuizione e passione, riciclo di abiti usati per farli apparire invecchiati al punto giusto, oppure barattoli di varichina che diventano maschere. Per la Villa Medicea di Quarrata inizia il restauro delle facciate. Partiranno a breve i lavori per il restauro delle 4 facciate del cortile interno della Villa Medicea La Mancia di Quarrata. Il contratto con l'azienda che si è aggiudicata il bando di gara è già stato firmato, informa l'amministrazione comunale proprietaria dell'immobile, ma trattandosi prevalentemente di opere su intonaci, i lavori saranno eseguiti in aprile, quando le temperature e le condizioni meteo saranno favorevoli a questo tipo di lavorazioni. L'intervento migliorerà l'aspetto estetico e funzionale delle facciate interne della villa e le ricondurrà alla situazione originaria. Si interverrà sugli intonaci, gli infissi, le modanature e gli elementi di decoro sia in muratura che in pietra e sul sistema di scarico delle acque piovane. L'intervento si spiega a un costo complessivo di 268.000 euro, di cui 209.631 finanziati dalla Regione Toscana. Il Comune di Quarrata ha infatti partecipato al bando regionale interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani, collocandosi al primo posto in graduatoria su 32 progetti ammessi e ottenendo dunque il finanziamento. Con questo ulteriore intervento sarà completato il recupero di tutte le facciate della dimora Medicea dopo la ristrutturazione del perimetro esterno conclusa 2 anni fa. Tutti gli interventi sono stati progettati e seguiti dal Servizio Lavori Pubblici del Comune. Alla Galleria dell'Accademia sono in mostra i busti in bronzo attribuiti a Daniele da Volterra di Michelangelo. In mostra alla Galleria dell'Accademia di Firenze i ritratti in bronzo di Michelangelo di Daniele da Volterra. La mostra intende riunire per la prima volta nel medesimo luogo espositivo tutti gli esemplari antichi dei ritratti in bronzo di Michelangelo attribuiti a Daniele da Volterra, offrendo l'irripetibile opportunità di confrontare da vicino le opere per verificare i rispettivi valori estetici e tecnici. È per la prima volta che mettiamo insieme questi 9 busti ed è un'occasione unica, perché dal 1565 non è mai stato fatto e sono in varie collezioni diverse ed è molto importante avere proprio qui adesso il raffronto per la prima volta per poter identificare le genealogie delle famiglie tra questi busti che vengono da musei molto rinomati, molto importanti come il Louvre, come l'Ashmolean Museum di Oxford e da varie collezioni italiane ovviamente come i Capitolini, il Bargello, Rimini e anche Milano, il Castello Sforzesco. E Casa Buonarroti, ovviamente. Questi busti apparentemente uguali, come vediamo però qui in questa mostra per la prima volta che li riunisce, che sono molto diversi l'uno tra l'altro, non solo nell'inclinazione ma anche nella composizione. Ci sono solo delle teste, ci sono dei petti, ci sono dei drappeggi e tutto questo non è facilissimo da confrontare. Per questo abbiamo fatto anche delle scansioni in 3D per farne delle copie in resina.
Vi do un aggiornamento con la notizia con cui abbiamo aperto la pagina di cronaca, perché è intervenuto il medico legale all'isolotto, lo ricordiamo, è stato trovato un cadavere proprio sotto il viadotto e da un primo esame del medico legale sembrerebbe confermato che non si tratta di omicidio, non ci sono appunto segni di violenza sul corpo e l'ipotesi quindi non sarebbe quella sarebbe da escludere quella dell'omicidio, il decesso sarebbe recente. È davvero tutto, ma mi rimane il tempo di ricordarvi che questa sera su Toscana TV c'è il film Scomodi Omicidi con Nick Nolte e Melanie Griffith, quindi rimanete con noi.